Tino, sai che noi non ci arrendiamo mai. Oh, a me lo sei dire. Quindi quella storia della zia Martina, la 44enne che faceva sesso o fa, non lo sappiamo, con alcuni ragazzini, anche 12 anni, 11-12 anni. Devo dire cosa penso? No, non lo dire. Di Bari, ci ha portato in questo posto. Siamo nel pienissimo centro di Bari, dove si sono consumati alcuni di questi rapporti. Addirittura. Andiamo a vedere se qualcuno ricorda queste situazioni. Il fatto si infittisce. Ora siamo in grado di farvi vedere, questo è il posto in cui una delle donne coinvolte in questa vicenda, che ha preso a cuore la storia di questi bambini adescati da questa 44enne, è venuta una sera cercando di avere giustizia, no? Voleva menare la 44enne. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri, ai quali la donna ha fatto vedere tutti i video, cioè sono tantissimi, video in cui si vedono scene esplicite di sesso, chiamate un po' particolari. Sì, pronto? Pronto, salve, Antonio Lo Conte del Quotidiano Italiano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, senta. No, so chi è. Perfetto, ma meglio, non dobbiamo fare le presentazioni. Senta. Sono al primo piano dell'immobile dove credo lei abbia un B&B, gestisca un B&B, abbia, giusto? Perfetto. La chiamo perché ci stiamo occupando di quella storiaccia, ecco, diciamo così, della signora zia Martina, per intenderci, che avrebbe affittato questa stanza per poter incontrare dei ragazzini di 12 anni. So che c'è stato anche un episodio in cui alcune mamme sono venute qui e lei avrebbe voluto denunciarle, giusto? Sì. Perfetto. Sì. La domanda che le pongo, è inutile che ci giri troppo intorno, lei era a conoscenza di quello che accadeva in questa stanza? Vabbè, una domanda retorica. È tendenziosa retorica, però è per comprendere magari anche che giro potesse esserci dietro questa vicenda. Quindi lei ha affittato a questa 44enne una stanza come avrebbe fatto a qualunque altro? Guarda, io ho avuto contatti con le forze dell'ordine per questa cosa, ho spiegato tutto a loro, quindi potreste chiedere direttamente ai carabinieri. Quindi comunque mi conferma che a questa donna lei ha affittato una camera, giusto? Non so, io non ho affittato a nessuna zia Martina. Ah, zia Martina no, si chiama lei. Allora sì. Ok, perfetto. E lei non si è accorto di questo via vai di ragazzini? No, okay. Ho avuto due notti nel giro di 2 mesi, ovviamente no. E l'ha pagata lei? Io sono sui canali, quelli ufficiali, Booking. No, sì, dico, ma materialmente l'ha pagata lei, l'ha pagata la signora che ha affittato la camera? La signora ai portali Booking. Ok, perfetto. Ma lei che fa pulizie qui nella struttura, si è mai accorta di questa signora di 44 anni, zia Martina? Che veniva a incontrare dei ragazzini qui, faceva sesso con dei ragazzini. In questo appartamento? Sì. Lo ha affittato per un paio di notti negli ultimi 2 mesi. Ok, sì, lo so perché ha fatto della il check-in 2 volte. Ok. È una signora che arrivava presto la mattina, verso le 10, se non sbaglio. Il nome lo ricordo perché io mi occupo proprio di controllare. Non c'erano nella stanza tracce in cui si vedeva che aveva avuto sesso? Ovviamente non potevate sapere che erano dei ragazzini. Questa struttura non è controllata, cioè non c'è qualcuno. No, date le chiavi e poi uno entra. È come affitta camere, insomma, sono appartamenti che si danno in affitto, che stanno su Booking, fanno le prenotazioni, ci arrivano tramite Booking e Airbnb. Quindi probabilmente è stato scelto anche per questo motivo, nel senso che magari si sapeva non c'è una reception. No, è venuta qui 2 volte. Se volete vi faccio anche vedere dove, senza farmi entrare. Senza riprenderla magari. No, assolutamente. Questa stanza. Sì, era questa la stanza perché riconosco il video in cui faceva sesso con dei ragazzini di 12 anni. Che schifo. Faceva sesso con dei ragazzini, riconosco l'ambiente. No, io non l'ho mai vista in faccia, le ho solo scritto un messaggio forse una volta, per cui le dicevo che ora, sai.
a che ora consegnare le chiavi, che era arrivato, vi faccio trovare. Ci spostiamo al quartiere Madonnella, dove pure, sempre in un quello che pare essere un B&B, la donna incontrava questi minorenni, lo ricordiamo, in alcuni casi anche di 11-12 anni. Lo so, Tino, hai una faccia particolarmente schifata. Si è mai accorta di un via vai di ragazzini un po' sospetto per andare su al B&B al sesto mese? Ma questo è già successo. Sì, già successo. Dico, vai, se ne è accorta. Sì, mia figlia ha fatto un macello. Cioè? Ha fatto un macello. Perché buttarono una pianta mentre stavano scendendo. Buttarono la pianta della signora, delle scale. Nella rampa delle scale. Cioè, nella trompa delle scale. Sì. E praticamente, meno male che mi si è dovuto toccare un bambino. 4-5 erano. Ah, di che età secondo la sua potevano dai 12, 10, okay. 12 a quella, 13. Okay. Ok. Ma questo è successo parecchio. Diverso tempo fa, sì. E mia figlia, ricorda più o meno quanto tempo fa? 2 mesi, 3 mesi? Senti, sicuramente un mese e mezzo fa. Ah, quindi siamo comunque a livello di un mese e mezzo. E sapeva perché andavano su al B&B? Ma uno perché mio figlio quel giorno diede proprio di pazzo. Perché giustamente ha pensato un bambino, un cane, una persona, perché quella rampa qui. Certo. Hai capito? Dove c'è quella di entranza. E poi praticamente l'ha presa di fronte, ecco, l'ingenuità, perché stavano di fronte. Gli altri sono scappati. Uno è riuscito a beccarlo. Se io le dicessi che quei ragazzini di 10-12 anni andavano a fare delle orge con quella signora che stava dentro. È vero. Sì. Guarda, la pelle d'oca mi stai facendo venire. Sì. E tu come lo sai? C'è un'indagine in corso e questa si giravano dei video, facevano dei video. Ma io quella signora l'ho vista nel portone. Ah, quindi capelli lunghi, castani. Mi sembrava una persona per bene, cioè mi sembrava una persona ambigua, ecco, che uno dice, beh, è una persona ambigua, è molto educata, molto. Ma quindi quando l'ha vista nel portone non immaginava fosse ospite del B&B o sapeva che fosse ospite del B&B? No. Io questa signora sapevo che era all'ultimo piano, però non sapevo che era nel B&B. Okay. Lei si è mai accorta di un via vai sospetto di ragazzini di 10-12 anni? Mi creda, è successo un giorno, siccome la proprietaria di quel bimbo è una gran signora, una persona molto per bene, li ha subito mandati. A quanto pare, ci sono anche delle indagini in corso, l'ospite di quel periodo aveva dei rapporti sessuali con dei bambini, quelli che lei ha visto buttare la pianta. No, più persone abbiamo visto. Più persone l'avete vista, no? Nel senso che erano dei teppistelli, ma in quel caso andavano al sesto piano ad avere rapporti. Come ha saputo, li ha mandato perché è una gran persona per bene, quindi un poverino non c'entra nulla. No, non ho, così come nel B&B in centro dove siamo stati adesso, anche il proprietario di quel B&B è un gran signore. E anche lui. Sì, lui però ricorda. Zia Martina si fa chiamare. Lui invece ricordava benissimo il cognome, ricordava benissimo la situazione, è stato ascoltato anche dai carabinieri. Quello è vero. Zia Martina invece è il nomignolo che le davano questi ragazzini quando venivano a fare sesso con lei. Vabbè, ma adesso poverina, che rischia la proprietaria del B&B? No, la proprietaria del B&B, dimostrando che non era a conoscenza di nulla, non rischia nulla. Se fosse stato a parti invertite, cioè se un uomo di 44 anni avesse fatto sesso con delle bambine di 12, avreste avuto la stessa reazione? Ma io credo di no. Il nostro viaggio alla ricerca di zia Martina ha dato qualche frutto. Non abbiamo trovato zia Martina, ma abbiamo avuto conferma che zia Martina è stata in quei due bed and breakfast che abbiamo visitato nel centro di Bari e che comunque c'erano questi ragazzini, in un caso o nell'altro pure vandali, perché in un caso hanno buttato il vaso con una pianta giù nella tromba delle scale, nell'altro scorrazzavano con il monopattino contromano sul marciapiede, nel senso che abbiamo proprio a che fare con l'incoscienza. Quindi stiamo parlando veramente di qualcosa di molto, molto grave. Ora, lo sviluppo principale è che della questione, lo avete già percepito, si stanno occupando i carabinieri e che una delle signore che in qualche maniera ha protestato ed era più indignata rispetto a questa storia è stata in questura per consegnare, per rilasciare una dichiarazione e per consegnare i video. I tanti video che stanno girando, video che riprendono la donna, zia Martina, che fa sesso con dei minorenni, in alcuni casi al di sotto dei 14 anni. Questa è una cosa particolarmente grave e siamo contenti di sapere che sono in corso delle indagini. Eppure Tino, te lo anticipo, te lo dico, vuoi sapere? Se proprio... Devi, te lo dico. Qui educational.
una delle mamme ha sentito telefonicamente zia Martina. Oh. E indovini chi c'era? Il figlio. No, chi c'era con la mamma che sentiva zia Martina al telefono? I carabinieri. No. Noi, c'eravamo noi, Tino, tu non c'eri, eri assente, giustificato, era assente, ecco. Ma io c'ero, e quindi vi faremo ascoltare quello che zia, che tieni, gli so dappertutto, lo sai, già. Che zia Martina, vi faremo ascoltare quello che zia Martina ha detto a questa mamma. Mamma! Mamma, hai ragione, Tino, mamma!